Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno e buon sabato. Ragazzi, mi raccomando, vi aspetto questa sera ore 18:15 in live. Mi raccomando ragazzi, si ricomincia da dove si è finito. Non si molla un cazzo, mi raccomando, cliccate la campanella, iscrivetevi. Dobbiamo raggiungere 10.000 entro questo mese. Ce la dobbiamo fare. E ce la faremo. Quindi si va in live, come sempre. Sacrificio e massiccio incazzato, mi raccomando ragazzi, vi voglio calienti. Detto questo, le manovre di mercato, ragazzi, le manovre di mercato sono sottoterra, ragazzi. Ci sono degli spifferi, ci sono delle indiscrezioni, si prospettano degli scambi, esatto, degli scambi in difesa, in attacco, a centrocampo, perché soldi ne girano pochi, soldi ce ne pochi. La Juventus ha un ridimensionamento a livello di bilancio. La Juventus deve scendere questo mondo in gaggi, e questo l'abbiamo capito tutti. Purtroppo i danni fatti dall'incompetenza impressionante di Andrea Agnelli, lo si evince, e ne stiamo pagando le conseguenze ora. Quindi purtroppo è così, non perché la Juventus ha una potenza, la Exor ha una potenza immensa che potrebbe fare fuoco e fiamme, ma non le fa, non le vuole fare. Quindi la Juventus purtroppo adesso deve correre ai ripari e deve mettere purtroppo una pezza a questi danni da questo incompetente, che quando prima se ne va è meglio. E quindi si prospettano scambi, si prospettano sacrifici. Vedi Dybala, comunque Dybala è stato sacrificato anche perché c'è un incompetente in panchina che non sa cosa fare di un giocatore tecnico, della tecnica lui non sa cosa fare. Comunque è questo è un altro discorso. Dicevo scambi, si profila uno scambio acerbi Rugani. Rugani è molto molto stimato da Sarri, e si potrebbe materializzare anche questo scambio. Qua parliamo sempre nel campo delle ipotesi, da quello che si legge, da quello che si intravede. Un'altra voce che arriva da Roma, sembra che Sarri sia interessato a Fagioli. Questa è arrivata, questo cinguettio da Roma, è arrivato un cinguettio dicendo questo, che Sarri è molto molto interessato, stima molto il ragazzo. Vedremo cosa succede, magari possibilmente il fatto di Milinkovic-Savic potrebbe entrare questa trattativa, non lo so. È un cinguettio che è arrivato. Si prospettano questi scenari. Ancora non c'è nulla, perché ancora noi abbiamo praticamente rinunciato a Dybala, ma non c'è il sostituto di Dybala. E ancora dimmi il nome! Ancora questo nome non esce fuori. Si fanno voci, si rincorrono voci, però stringi, è meglio scaricci. Non abbiamo ancora nulla. Quadrado ha rinnovato per un anno. Ancora si aspetta il rinnovo di Bernardeschi, si aspetta il rinnovo di Ciglio, non si sa ancora cosa, di che morte facciano fine. Comunque, qua siamo. Ormai questo campionato deve andare a termine. La lotta a scudetto è spalla a spalla con le milanesi. Perché avendo vinto tutti e due ieri, il Napoli sembra leggermente tagliato fuori. E poi c'è la Coppa Italia, che è lì, forse ancora un trofeo lo potremmo portare a casa, forse. Vediamo che succede stasera ragazzi. Però mi raccomando, cliccate sta berretta campanellina e iscrivetevi al canale, perché ci sono sorprese. Io non posso parlare, per ora mi hanno detto di stare zitto, ma ci sono sorprese.
ci sono sorprese, vi garantirò, è tutto gratis naturalmente. Attenzione, tutto gratis, non si chiede neanche un centesimo, ma ci sono sorprese. Non mi dite cose, no, non posso parlare, e se non posso parlare, non posso parlare. Scusate. Quindi, ok. Non posso parlare, non mi fare parlare, Gioia, non mi fare parlare, non mi fare parlare. Non parlare. Gioia, non mi fare parlare. Non parlare. No, ci sono sorprese, però tutta gratis, però non posso parlare. Vorrei dirvi qualcosa, ma non posso. Però ve lo garantisco. Ci vediamo stasera, ragazzi. Ma se ci ingazzate, fino alla fine forse io.